Il ricordo di una vita spesa per gli altri e l'omaggio alla vittima dell'acqua alta del 2019. Questa mattina Pellestrina l'intitolazione di due nuove aree. La prima, Campo Don Olinto Marella, tra Calle dei Busi e Strada Comunale della Laguna. Don Olinto, nato a Pellestrina, è stato riconosciuto beato nel 2020, un testimone del Vangelo che ha speso la sua vita per gli altri, nell'autentica convinzione che la carità e la fede fossero indivisibili, ha detto l'assessore Mar, presente all'inaugurazione insieme al delegato di Municipalità Scarpa Marte e all'assessore alla sicurezza Pesce. Ringrazio i cittadini di Pellestrina per avermi segnalato questo campiello, per far sì che venga ricordato chi ha posto la vita al proprio servizio facendo in prima persona, pur venendo da una famiglia molto abbiente, carità, e ha lavorato per i ragazzi, che poi è quello che è il nostro futuro. L'altra importante intitolazione è stata dedicata a Giannino Scarpa. Una piccola area verde in memoria del 78enne morto nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019, durante l'acqua alta da record che ha profondamente segnato la città e i veneziani. Abbiamo intitolato quest'area verde come unica vittima dell'acqua grande. Anche qui ciò non restituirà Giannino alla sua famiglia, però ci ricorderà sempre di questo avvenimento e la nostra responsabilità nei confronti di quelli che sono i cambiamenti climatici. La cerimonia è seguita con la lettura di una poesia in omaggio a Don Olinto, letta da un cittadino dell'isola, poi la benedizione del parroco Renato Feletti, rito che si è ripetuto anche nella seconda celebrazione dove era presente anche il figlio di Giannino Scarpa.